1.103 casi di coronavirus in Campania, di cui 77 solo ieri, 11 in meno del giorno precedente. Si inizia a registrare una lieve diminuzione nella diffusione del contagio da Covid-19 nella nostra regione, ma la comunità scientifica continua a rimanere con i piedi per terra, troppo presto infatti per ritenere sia già in atto una recessione dell'epidemia. Negli ultimi 4 giorni si è verificata infatti un'impennata dei casi nel comune di Pozzuoli, con 7 nuovi positivi, tra cui una donna anziana deceduta. 17 i contagi dal 1 marzo ad oggi nel comune Flegreo. Altro comune della provincia di Napoli colpito è Torre del Greco, dove ieri sera è deceduto un 89enne, il terzo sui 35 casi accertati. Nel Casertano salgono a 133 i positivi da coronavirus, tra cui un bambino di 3 mesi di Succivo. Nel capoluogo campano, dove i contagi superano i 500, è di oggi la notizia che anche Don Giuseppe Mazzafaro, segretario dell'arcivescovo Crescenzio Siepe, è risultato positivo al Covid-19. Anche il cardinale quindi dovrà sottoporsi al tampone. Nel frattempo una buona notizia arriva dall'ospedale Pascale, dove 4 pazienti trattati con il farmaco per la cura dell'artrite reumatoide sono stati stubati e respirano autonomamente. Terzo cambiamento nello spazio di pochi giorni, certo, modifiche necessarie ad adeguare il documento alle nuove disposizioni, quelle dell'ultimo decreto del Premier Conte, ma il rischio di mandare in confusione le persone, così come di disorientarle, è alto. Veniamo all'attualità, però ispirandoci sempre al doveroso principio di informazione faro del nostro lavoro. Questo è il nuovo modello di autocertificazione da compilare o esibire alle forze dell'ordine, ricordando sempre a tutti che si deve restare a casa e che si può uscire solo per motivi di necessità e urgenza, qui riassunte in lavoro, questioni sanitarie e spesa. La novità sostanziale riguarda il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, che dopo il nuovo dispositivo è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all'esterno è connesso alle motivazioni urgenti già menzionate. Il coronavirus non terrebbe conto delle variazioni climatiche. Questo è il risultato di uno studio in costante evoluzione tenuto da Massimiliano Fazzini, climatologo dell'Università di Camerino e coordinatore del gruppo di esperti sul rischio climatico della Società Italiana Geologia Ambientale. Lo studio è condotto da un gruppo multidisciplinare accademico e tecnico. Tra le differenti numerosissime variabili indipendenti che possono spiegare l'evoluzione della variabilità spazio-temporale del SARS-CoV-2, non possono non essere analizzate quelle meteoclimatologiche e ambientali. In particolare, da più parti si sono fatte svariate allusioni sull'incidenza della variabile temperatura, proseguito Fazzini, evidenziando che il virus possa perdere di virulenza all'aumentare o al sensibile diminuire di tale parametro. Alcuni divulgatori hanno curiosamente evidenziato che il virus morirebbe oltre i 27 gradi. Ovviamente è quello che speriamo tutti. Da alcuni studi sembrerebbe che il virus possa avere una maggiore virulenza nel range termico esterno compreso tra 64 e 12 gradi e che le temperature registrate in febbraio in Wuhan siano idonee alla proliferazione del virus. Ai nostri microfoni poi il climatologo ha spiegato. Ciò che stiamo vedendo è che effettivamente non c'è nessuna correlazione esistente o statisticamente valida tra temperature dell'aria, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità e intensità del vento e distribuzione spaziale del coronavirus. Evidentemente a chi sottolinea che con temperature molto più elevate i coronavirus tendono a perdere di intensità o di virulenza, rispondo che chiaramente dovremo attendere temperature appunto di almeno 25 gradi nei valori massimi, ciò che mediamente al nord si ha tra la prima e la seconda decade del mese di maggio. Speriamo appunto di non dover arrivare a continuare a fare questi studi in presenza di una virulenza così forte. Evitare nuove rivolte nelle carceri dopo la proroga dell'annullamento dei colloqui tra detenuti e familiari. Questo è l'obiettivo del provvedimento preso dal DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che distribuirà nelle carceri italiane 3.200 telefoni cellulari con annesse SIM per consentire ai carcerati le videochiamate con i propri cari.
Tra le altre iniziative previste dal DAP per contrastare le conseguenze delle misure restrittive sarà previsto anche l'utilizzo senza costi del servizio di lavanderia, la possibilità di ricevere bonifici online e l'aumento dei limiti di spesa per ciascun detenuto. Sull'argomento è intervenuto il garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Ma io in questo momento ci tengo anche a ringraziare pubblicamente, veramente lo faccio con il cuore, sia i medici, gli operatori sanitari, sia le donne e gli uomini della polizia penitenziaria che stanno affrontando con grande coraggio, io dico professionalità e umanità e impegno, questa situazione delicata e complessa nelle carceri. Mi appello al buonsenso, alla responsabilità degli operatori, dei volontari, dei familiari, dei detenuti, degli stessi detenuti, a comprendere che stiamo vivendo una emergenza nazionale. Però in questo senso, se è un'emergenza nazionale, non basta soltanto il piccolo decreto approvato la scorsa settimana, che porterà comunque, per coloro che devono scontare appena un anno e sei mesi di carcere, a uscire dalle carceri. In Campania probabilmente saranno circa 600. Io mi auguro che in queste ore si possano mettere in campo provvedimenti con coraggio, con tempestività e con necessità per i detenuti. La politica deve evitare di essere cinica e pavida. Mi appello al buon senso e al realismo delle persone. Natura e sostenibilità contro l'isolamento forzato legato alla lotta al coronavirus. WWF e Lega Ambiente hanno lanciato diverse iniziative per consentire a chi è costretto a casa di trascorrere il tempo scoprendo curiosità e misteri legati all'ambiente e al vivere sostenibile. Lega Ambiente ha lanciato ioRestoAcasa.legambiente.it, un sito web che raccoglie letture, approfondimenti, dossier e dirette web di eventi realizzati dall'associazione ambientalista, ma anche buone pratiche, giochi per bambini, curiosità che spaziano da frutta e ortaggi di stagione alle ricette culinarie come l'ebook Campania Terra dei Cuochi. E poi non mancano le inchieste ambientali realizzate da Nuova Ecologia, C'erano una volta i ghiacciai, post sisma dalla parte di chi resiste, Mal d'Africa e per gli amanti di musica e film c'è anche una ricca playlist di canzoni green e film. Inoltre Legambiente Campania ha lanciato la campagna Facciamo secco il sacco, con l'obiettivo di veicolare informazioni ai cittadini perché possano differenziare sempre meglio, evitando che nel sacco dell'indifferenziato finiscano materiali riciclabili il cui posto è altrove. Un'attività di monitoraggio sulla qualità della raccolta differenziata nella nostra regione, come spiega Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania. Siamo tutte e tutti a casa, rispettando le regole con un grande senso di responsabilità, perché è l'unico modo per tornare presto alla normalità, alla vita di tutti i giorni. Vi chiediamo però di impegnarvi anche da casa, e lo facciamo lanciando una serie di iniziative online per grandi e per piccini, iniziando da oggi con una nuova campagna sulla raccolta differenziata che si chiama Facciamo secco il sacco. Per far riuscire al meglio questa campagna abbiamo bisogno di voi. Cercate il link dell'indagine Domestic Litter sui nostri canali social e sul nostro sito. Vi chiediamo di monitorare il vostro sacco dell'indifferenziato e di raccontarci, rispondendo a poche domande, cosa conferite in quel sacco. Insomma, si può agire anche da casa, e allora io agisco da casa e faccio secco il sacco. L'Università di Salerno fornirà supporto scientifico per l'attività di valutazione delle caratteristiche tossicologiche e di efficienza delle mascherine facciali ad uso medico. La richiesta all'Ateneo Universitario, con sede a Fisciano, è arrivata dai vertici della Regione Campania e più precisamente dall'unità di crisi regionale per l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'attività di valutazione vedrà impegnati il laboratorio SID, il Dipartimento di Ingegneria Civile, il Dipartimento di Ingegneria Sanitaria Ambientale, il Laboratorio di Microbiologia, il Dipartimento di Chimica e Biologia, il Dipartimento di Farmacia con il Laboratorio di Farma. Visto il momento emergenziale, tenuto conto delle eccellenze scientifiche di cui dispongono i campus universitari della Valle dell'Irno, ha spiegato Pasquale Passamano, responsabile provinciale CISL Università, siamo certi che il Rettore, oltre a dare immediata disponibilità delle strutture richieste e delle risorse umane necessarie,
provvederà insieme con il sindaco del comune di Fisciano a mettere in atto tutte le iniziative adeguate per la messa in sicurezza del personale impiegato, a partire dalla sanificazione e dalla pulizia dei locali interessati. La battaglia al Covid-19 in provincia di Salerno oggi si gioca anche e soprattutto ai supermercati. In mezzo il governatore De Luca, i suoi diktat e l'invito a non emanare ordinanze in contrasto o in contrapposizione o che potrebbero generare confusione con le linee guida di Palazzo Santa Lucia. Da una parte i provvedimenti fortemente restrittivi dei comuni di Agropoli e di Angri, che impongono di fare la spesa solo due volte alla settimana nella capitale del Cilento con il codice fiscale, e nel centro dell'Agro appena una volta ogni 7 giorni, rispettando un calendario suddiviso in base all'iniziale del cognome del capo famiglia. A Salerno invece la stretta è meno feroce, i cittadini rispettano le distanze di sicurezza, indossano tutti o quasi le mascherine di protezione, mentre i dipendenti hanno le dotazioni prescritte per arginare il diffondersi del virus. Cerchiamo di fare il nostro meglio, i clienti comunque hanno imparato a rispettare le distanze, aspettano, prendono i numeri con molta tranquillità, diciamo si sono educati a questa emergenza. Mascherine e guanti, anche i clienti vengono quasi tutti con le mascherine, noi forniamo i guanti a chi non ce l'ha. Cerchiamo di collaborare per superare questo momento. È stato i primi giorni dal blocco totale di tutta l'Italia, c'è stato perché la gente aveva paura di non trovare merce, ora ha capito che comunque la merce si trova e non stiamo avendo problemi, anche per le forniture. Un po' il lievito, stiamo organizzando con i panettieri, ci stanno dando una mano, cerchiamo di farlo cerchiamo di accontentare comunque. Per fortuna, infatti, perché la gente fa la fila fuori e c'è un afflusso più o meno fino verso le 17, poi la gente capisce se ne sta a casa tranquillamente. Consigliato, fino alle 2 comunque è continuo il flusso, quindi sanno che vengono tranquillamente a fare la fila senza problemi. Il cliente mette la merce, un altro aspetta a distanza, quando il cliente è finito di imbussare si prosegue all'altro scontrino. Cerchiamo di consigliare o perlomeno di, se entrano in due, non farli stare vicino, comunque in modo da non creare imbottigliamenti nei corridoi, queste cose qua. Cerchiamo di aiutare. La situazione in provincia di Avellino oggi è abbastanza critica, tenuto conto del numero dei pazienti risultati positivi al tampone, che sono ad oggi 155, di cui 63 soltanto nella città di Ariano Irpino. Rispetto a questi dati, l'ASL necessariamente ha dovuto prendere provvedimenti per far fronte a questa situazione emergenziale, intervenendo su quella che è l'organizzazione dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove si è provveduto a stretto giro a riconvertire posti letto ed attivare posti di terapia intensiva. Ad oggi sono attivi 7 posti letto di terapia intensiva, con la presenza di 3 positivi accertati ed un solo paziente di fuori provincia. In più è stato riconvertito il reparto di medicina e lungodegenza con l'attivazione di altrettanti 32 posti letto, oggi occupati 27, con 9 positivi accertati e nessun paziente di fuori provincia. Da sottolineare che nel frattempo, nella giornata di ieri, i pazienti sospetti e nel reparto di terapia intensiva che del reparto di lungodegenza e medicina sono stati sottoposti a tampone. Nel frattempo, nella fine settimana riusciremo ad attivare altri posti letti di terapia intensiva e subintensiva, e precisamente 4 posti di terapia intensiva e 7 posti di subintensiva.
Questo naturalmente è da sottolineare grazie alla consegna di un ventilatore polmonare da parte della Regione Campania e gli altri ventilatori polmonari giunti all'ospedale di Aviano Irpino grazie alla donazione di imprenditori presenti sul territorio. Quindi approfitto per ringraziare questi imprenditori e tutti coloro che nel frattempo stanno facendo pervenire donazioni a favore del nostro ospedale Frangipane. In più, settimana prossima procederemo alla riconversione di altri reparti, quindi in particolare mi riferisco al reparto di ginecologia ed ostetricia, per cui attiveremo altri 10 posti letto Covid. Anche altre due categorie di pazienti, oltre alle donne gravide e di bambini, verranno ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'Umberto I in caso di sospetto contagio da Covid-19. L'unità operativa sarà aperta solo a 4 categorie di pazienti: gestanti, pediatrica, di chirurgia e cardiologia d'urgenza. Si sta dunque predisponendo ogni evenienza per ogni tipologia di paziente tra nociare e scafati. Il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio ormai fa spola continua tra i due ospedali per predisporre le ultime cose e coordinare il tutto. In pratica, dicevamo, una volta che tutti gli attuali contagianti presenti in reparto saranno trasferiti da Nocera a Scafati, l'unità operativa di malattie infettive dell'Umberto I sarà non solo punto di osservazione breve per donne gravide e bambini rientranti tra i casi sospetti di Covid-19, ma anche area dedicata per pazienti rientranti tra casi sospetti o contagiati da coronavirus in attesa di operazione chirurgica per altre patologie. Il reparto sarà inoltre riferimento anche per la cardiologia d'urgenza, per casi sospetti che, eventualmente confermati, saranno poi trasferiti a Salerno. Intanto, dopo un momento di calma, è ripreso nel pomeriggio di ieri ed è proseguito anche questa notte il via vai all'interno della tendostruttura allestita per l'emergenza coronavirus all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. 6 le persone arrivate nel pomeriggio di ieri, buona parte sono state rinviate a casa dal personale del pronto soccorso, sempre operativo. 3 gli utenti giunti nella notte, tutti sono stati subito dimessi. Nessun sintomo sospetto per loro. Al momento in malattie infettive, come caso sospetto, vi è un solo ricoverato in attesa di tampone. Oltre lui, gli altri casi positivi, lì ormai da giorni. 8 in tutto. L'emergenza coronavirus non ferma la criminalità. Una bomba è esplosa nella notte pochi minuti dopo l'una davanti a una tabaccheria di San Giovanni a Teduccio. Tanta paura in via Bernardo 40 alla deflagrazione dell'ordigno che ha divelto la serranda e provocato danni all'interno dell'esercizio commerciale. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto gli agenti della polizia, la scientifica e i vigili del fuoco. Il titolare ha riferito di non aver subito minacce. Le indagini sono in corso, ma non è l'unico episodio di criminalità. Un uomo di 33 anni è stato ferito a Torre Annunziata, inseguita e raggiunta da 4 uomini in moto con i volti coperti da caschi integrali. La vittima è caduta colpita ad una gamba in via Tagliamonte. Un brutto segnale quello che arriva dalla città oplontina, dove l'epidemia non ferma la camorra. Il 33enne, dopo essere stato soccorso e portato all'ospedale di Castellammare, ha rifiutato il ricovero. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine. Ora le indagini affidate alla Polizia di Stato dovranno cercare di inquadrare l'agguato, sebbene la matrice appare di chiaro stampo mafioso. Sull'asfalto gli esperti della scientifica hanno repertato anche 2 bossoli calibro 7,65. Ancora igienizzanti non a norma sequestrati a Napoli dall'inizio della pandemia coronavirus. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Arenella e Giuliano Villaricca, con il supporto della compagnia della Guardia di Finanza di Giuliano, hanno effettuato un controllo ad un magazzino di stoccaggio merci sito in Corso Italia a Villaricca. Dopo essere entrati nella struttura, gli agenti hanno sorpreso 3 persone impegnate nell'attività di confezionamento di gel igienizzante e disinfettante per le mani e hanno trovato
numerose scatole di prodotti già realizzati e altre contenenti flacconi vuoti, nonché etichette e 25 taniche di candeggina da 5 litri utilizzate per la realizzazione del prodotto. Sono state così sequestrate 5.060 confezioni di diversi prodotti detergenti, tra le quali un gel per le mani non conforme all'attività sanitaria, privi di tracciabilità e alcuna documentazione riguardante il brevetto e le necessarie autorizzazioni. C'è chi in questa emergenza sanitaria prova anche a specularci, ma i militari della Guardia di Finanza sono riusciti a individuare e fermare una ditta che produceva migliaia di mascherine contraffatte inidonee, approfittando della grande richiesta che c'è in giro. Nell'ambito di una serie di controlli, le fiamme gialle hanno puntato i riflettori su un'attività commerciale dedita alla vendita di casalinghi nel comune di Mirabelle Clano, al cui interno venivano prodotte e messe in vendita mascherine artigianali assolutamente inidonee alla protezione del contagio del virus Covid-19. Il titolare dell'attività si era ingegnato realizzando le mascherine con semplici elastici per abbigliamento e materiale del tipo tessuto non tessuto in poliestere, comunemente impiegato nella produzione di tovaglie usa e getta. Quando sono entrati nel negozio, i finanzieri della compagnia di Avellino hanno rinvenuto ben 1.800 mascherine già pronte per la vendita, riposte in generiche buste da 10 pezzi in plastica trasparente, non sterilizzate, prive di etichettatura o indicazioni di sicurezza, nonché materiale non ancora lavorato, poliestere ed elastici, che avrebbero consentito di ricavare ben altre 30.000 circa. Il titolare dell'attività commerciale è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per la produzione e messa in vendita di dispositivi artigianali privi di etichettatura e rischia sanzioni per più di 25.000 euro. Bentrovati da Nikos di Trebi Meteo. Mercoledì a livello barico ritroveremo una zona di bassa pressione in approfondimento sui mari del sud, quindi attenzione perché in giornata nubi sempre più compatte sulle regioni meridionali, questo fronte nuvoloso risalirà dal Mediterraneo centrale anche le nostre regioni centrali, ma guardate come la variabilità è in incremento anche su parte del nord. Nel dettaglio osserviamo la mappa delle precipitazioni a scala europea. Anticiclone sempre a nord, giornata qui stabile, oltre Alpe di bel tempo, mentre da noi si approfondisce questa zona di bassa pressione tra la Tunisia e le regioni meridionali, foriera di acquazzoni in giornata più intensi verso la serata, ma la neve scenderà anche sul Medio Adriatico a quote sempre basse, fiocchi di neve sull'area alpina in giornata. Nel dettaglio quindi, in sintesi, possiamo notare come il maltempo si approfondisce al sud, la neve inizialmente a quote basse, poi in risalita durante la giornata perché giungerà aria un pochettino più temperata da sud, dal Mediterraneo in quota, i piovaschi fin verso la Romagna e poi una giornata nel complesso buona al nord e sul lato Tirreno ma con variabilità in incremento e dalla serata fiocchi di neve a quote basse sulle Alpi.